La Claudiense interrompe la striscia di tre risultati utili consecutivi grazie a un rigore procurato e trasformato da Buongiorno. Mister, una bella prestazione di squadra rovinata da un'ingenuità. Bravo, hai detto tutto, hai fatto l'analisi giusta, che andiamo a casa con un rammarico grande perché portare a casa un punto contro questo Chioggia, secondo me, ci dava tanto morale anche come l'avevano interpretata i ragazzi. Mi dispiace per l'ingenuità del giocatore che era stato il migliore in campo fino a quel momento perché si era comportato veramente bene. Cioè, hai solo che il rammarico, non puoi dire niente perché a livello di prestazione siamo stati pari a un'ottima Clodiense che merita la posizione e merita di giocarsi il campionato insieme all'Arzignano fino alla fine. Le essenze di Venitucci, Varano, Pignat, quanto hanno pesato oggi? Hanno pesato tantissimo perché con Pignat abbiamo perso la fisicità che ci serviva in mezzo al campo e la fantasia degli altri due giocatori. Oggi sicuramente potevamo avere qualcosina in più in mezzo al campo. A 8 gare dal termine, sono 9 i punti di distanza dal quinto posto, i playoff sono ancora raggiungibili? Ma guarda, il playoff deve essere un traguardo che noi lo guardiamo sempre per migliorare la classifica. Dobbiamo essere realisti, adesso dobbiamo pensare ad affrontare queste 8 partite che ci mancano alla fine nel migliore dei modi, continuando su questo tipo di prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. Domenica contro l'Est però non si può perdere. No, ecco, quelle per noi diventeranno sicuramente le partite difficili perché il risultato sarà solo uno. Dobbiamo levarci fuori da una classifica che ancora non ti dà una tranquillità per giocare perché il campionato di Serie D è veramente competitivo e tutte le squadre adesso hanno un obiettivo da raggiungere. Dobbiamo farci trovare bravi, ancora più compatti ed essere ancora più attenti a non concedere niente perché ogni occasione che noi sbagliamo veniamo subito puniti. Sì, la mia curiosità, la prima domanda l'aveva già fatta il mio collega sull'ingenuità del vostro numero 2, perché di fatto ha sbloccato una partita che sembrava insomma una gara di scacchi quasi. Però la mia curiosità era questa: voi avete affrontato una dietro l'altra Arzignano e Union Clodiense, qual è la sua opinione? La mia opinione è che meritano tutte e due le squadre di primeggiare per il primo posto. Io la Clodiense ho visto un'ottima squadra all'andata. Oggi sicuramente dovevamo portare a casa noi un punto. Ho visto anche un Arzignano che secondo me tutte e due le squadre si equivalgono e se la giocheranno fino alla fine, per di più il match importante. Se voi riuscite a rubare un punto, andate a giocarvi una partita sicuramente che sarà determinante perché penso che tutte e due le squadre fino alla fine non sbaglieranno un colpo perché sono due vere corazzate, sicuramente.